Ben venga maggio! Per dare il benvenuto a questo mese vi propongo una pizza a base di salsiccia, fave e pecorino. Ingredienti: 1 kg di farina di tipo 0, 2 g di lievito di birra, pecorino grattugiato, 600 ml di acqua, sale, fave direttamente dal mio orto, olio extravergine di oliva direttamente dal mio oliveto, una salsiccia. Prendo un recipiente ed aggiungo acqua e farina un po' alla volta e 2 g di lievito di birra. Muovo il cucchiaio intorno al recipiente, facendolo toccare col bordo, senza mai interrompere il giro. Metto il sale al centro. Ora continuo ad impastare, facendo delle pieghe verso l'interno. Aggiungo un filo d'olio. E continuo con le pieghe verso l'interno. Ora mi sposto sul piano di lavoro e continuo ad impastare. L'importante è fare delle pieghe in modo da inglobare bene l'aria. Una volta finito di impastare, lo ripongo in un recipiente. E lo lascio riposare per almeno 20 ore a temperatura ambiente, ovvero a circa 20 gradi. Trascorso il tempo necessario per la lievitazione, vado a stendere l'impasto, lavorandolo delicatamente. Ora stendo l'impasto sulla teglia. Vado ad allargare come una coperta. Ora lo lasciamo riposare per circa un'ora, dopodiché prepariamo la pizza. Partiamo con la salsiccia. Ora procediamo con le fave. Un pizzico di sale ed infine un filo d'olio. E la pizza è pronta per andare in forno. Dopo aver sfornato la pizza, andiamo a metterci una bella pioggia di pecorino. La pizza è pronta per essere mangiata.